Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video, perché oggi siamo al Romix a fare qualche intervista un po' così, un po' particolare a qualche cosplayer, a vedere cosa c'è sta a Romix. Però ovviamente ragazzi, come al solito, iniziamo subitissimo, ma dopo che già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fatto tutto quello che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo, che già ho visto i primi cosplayer. Allora raga, siamo con Asuka di Evangelion. Perché hai scelto sto personaggio? Perché è il personaggio preferito del mio compagno. Chi è il tuo compagno? È lui. È lui, no, famo... È colpa sua. Ma fammi capire, che so, corna, abbiamo la prima cornuta. Sono le orecchie. È la versione Bunny, raga, sono ignorante. Bunny Bulma, raga. Ma quanto sei, raga, scrivete qua sotto nei commenti quanto è figa Bunny Bulma, da 1 a 10, quanto hai speso per fare sto cosplay? Non ti saprei dire, pochissimo, una cinquantina d'euro. 50 euro, molto umile, diciamo, molto, quindi poca spesa, ottima resa. Massima resa. Beh certo, ragazzi, scrivete qua sotto che voto gli date a Bunny Bulma. Qua complimenti, pure la parrucca devo dire, sui tatuaggi però raga, allora vediamo. Beh sì, certo che sono veri, ce ne puoi spiegare uno, perché noi siamo curiosi, ce n'è uno, no, la storia della tua vita, uno solo, ce lo puoi spiegare, uno? Questo, perché sono molto egocentrica, sono io. Questo qua? Questa sei tu? Sì, sono io. E questo è il mio cuore che ho qua. Ah, vedi, hai ripreso. Mi pare un po' diversa da qua a così. Vabbè. È la una introspettiva, tutta roba così introspettiva. Ragazzi, votate nei commenti che voto gli date a Bunny Bulma da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi però, eh. Passiamo con questa che stava a scappare, l'ho beccata proprio così al volo. Chi sei? Sakura. Che personaggio è tu? Sakura. Sakura, tu invece sei? Hinata Hyuga del clan. Cosa ha detto? Non ho capito. Quanto hai speso per il tuo cosplay? 90. 90? Tu invece 200. Quanto hai speso? 200. Che voto gli dai a questa bella Sakura? 10 su 10. Tu invece che voto gli dai a sto 200 euro? Zi, porca, dai, detto tu stessa. Che voto gli damo? 10 su 10. 10 su 10. Voi invece ragazzi, che voto gli date a loro? Scrivetelo nei commenti qua sotto. 10 su 10, 10 su 10. Damo sempre un abbraccio. Ragazzi, questa challenge della patata più piccante del mondo, la patata più piccante del mondo, ci sono 4 cosplayer, mi raccomando, voi commentate qua sotto, secondo voi chi è che vincerà? Se vincerà Shanks, che si chiama Albin, pure com'è che personaggio tuo? Cave che si chiama? Aurora. Capitan America che si chiama? Mirko oppure Luffy, che si chiama Giuseppe. Ragazzi, votate qua sotto chi vincerà, si aprono le scommesse. Secondo voi, tra voi che ci state guardando, chi è che potrà vincere? Abbiamo scoperto Napoleone. C'è pure Napoleone qua. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Imperatore, come la devo chiamare? Imperatore. Com'è mai siete venuto qua? Ma tra poco stanno facendo il film su Napoleone. È vero, stanno a far film, ragà. E io in anteprima già ho fatto il personaggio da Napoleone. Ah, vedi, quindi è un'anteprima. Sì. Ma senti una cosa, imperatore, senta una cosa. Quanto ha speso? So che lei ha i suoi servi per fare tutto l'outfit, diciamo. Ma lei quanto ha speso, quanto ha pagato i suoi servi per tutto sto ambaradam che c'ha addosso? Li ha pagati i servi, se non li ha schiavizzati? No. È un costume realizzato da me, con preso dei abiti e trasformati. Il cappello è tutto realizzato da me. E il cappotto, poi modificato. C'è messo mano? Sì, esatto. Spalline, tutto il resto, la medaglia, quindi la, è tutto homemade, diciamo. Sì, tutto homemade, sì. Me coio. Questo fa parte del cosplayer, che la maggior parte
alcuni costumi o vestiti difficili da trovare. E infatti, perché... E infatti poi li dobbiamo realizzare noi. E beh, certo, certo. Buongiorno, allora, raga, io sono ignorante, non li conosco. Chi siete voi? Freddy Fazbear. Kikikus. Dafnaf. Security Breach. Security Breach. Non lo conosco. Tu sei? Montgomery Gator. Il grande, l'unico inimitabile. Ok, tu sei? Chica. Chica. Da cosa, da quale mondo, quelle anime, cos'è? Five Nights at Freddy's. È un videogioco. Ah, è un videogioco. Se ho detto, io sono ignorantone. Quanto avete speso per fare questi cosplay? Quanto avete speso? Di più una cifra inventata, zi. Quanto avete speso? Questa verità. Quanto avete di tu? In realtà abbastanza poco, perché sono presi da Vinted. Mi piace sta cosa del riciclo e riutilizzo, vero? Esatto. È più per risparmiare, però. Per risparmiare, quindi diciamo un 5 euro più o meno quanto, 6 euro? Questi 10 euro perché erano da Amazon, questi due. Ok. Da Amazon. 8 euro, 5 euro. Diciamo 50 euro tutto. Una sessantina. 60 euro tutto, 60 euro tutto. Tu invece? E stacca la dentiera. A posto. Allora, io alcune cose le uso per più cosplay, quindi faccio una metà. Okay. Intorno ai 30-40 euro, però se contiamo tutto il tempo di questo. Ma tu c'è pure la coda. Non voglio sapere come è attaccata la coda. Come ce l'ha attaccata la coda? Pura. Diciamo con la cintura, possiamo dire, cioè, così. Quindi un 40-50? 40-50 euro. Tu invece che stai con la pizza a mano, quanto hai speso? 30 euro più la pizza. 30 euro più la 50. Pizza. Ci sta ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando ragazzi, fatemi mettere al centro. Vi è qua e dammi sempre l'abbraccio insieme. Chi sei tu? Come te chiami? Io sono la fantastica, mitica Magamago. Magamago, tu invece sei? Mirabel. Mirabel, tu invece sei? La nonna di Mirabel. La nonna, quanto avete speso per fare sti cosplay? 20 euro. Brava, ci piace. 50. Oh, vabbè, va bene. Tu invece? Punto interrogativo. Queste sono le robe che usa lei per andare a dormire a notte, se è venuta qua a Romix. Quanto e di tempo, quanto ci avete messo? Due settimane. Tu invece? Lo stesso, due settimane. Sì, più o meno. E lei niente, perché ha piata dall'armadio. E se l'è messo. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti quanto so belle e fighe. Mi raccomando, non fate gli stronzi. 3, 2, 1. Ingoiate la patata. Vai. Ingoia. Masticate. Ha ingoiato? Allora, una, lei, Aurora, ci sta, lui sta ancora masticando, lui ci sta, e lui ci sta. Ragazzi, come vi sentite? Molto buona. Buona. Normale. Tu ti senti? Normale. Tu ti senti normale, Shank la sta accusando. Terzo braccio però non sta spuntando. Lo Shanks lo sta accusando. Pronti? Piano piano inizia a caricare. Sì. No. Sta caricando? No. Si sente. Singhiozzo. Ragazzi, secondo voi chi vince questa sfida? Secondo voi chi la vince, ragazzi? La ragazza. La ragazza. Ora ragioniamo. Tutto blu, Capitano America vince secondo voi. Action Man. Come vi sentite, raga? Lui la sta accusando. Devo dire che lui la sta accusando. Come vi sentite? Cioè, si aprono le scommesse, ragazzi. 50 euro su lui che vince. Cioè, non me fa perdere. Ragazzi, si sta aprendo il secondo round. Con? Chuanin e Teshenjun. Ha capito? Quella sta di lì e questa sta a testa in giù. Quindi, perché avete scelto questi personaggi? Perché ci piacciono molto i romanzi cinesi e sono due personaggi di romanzi cinesi che verranno poi pubblicati anche in Italia.
Ah, io pensavo che siano tipo degli original che si erano inventati loro, quindi esistono, esistono. E tu invece perché? Stessa cosa, stesso romanzo è? Esatto, il marito. Ah, tu sei il marito, tu sei il marito di lui. Ok, qua, raga, raga, me sa che loro non vincono oggi, me sa quanto avete speso per i vostri cosplay uno per uno, quanto avete speso? Questo sui 200 euro. 150 e 150. Mi sa che oggi non sono loro a vincere il cosplay più economico, però forse quello più figo secondo me ci può stare. Allontana la videocamera, fatevi vedere bene, zi. Complimenti, mi raccomando ragazzi, votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Perché ragazzi, secondo me ma sta tenda che c'ha in testa, raga, è proprio per la parte più difficile. L'avete comprato, no, o l'avete fatta voi la tenda? Questa è comprata, però è difficile da portare. È difficile da portare. Sarebbe copricapo da imperatore. Ah, perché tu sei... Mi inchino su mio imperatore. Quanto siete fighi. Allora, Tieva, che bella coda, ragazzi, è proprio attaccata come lo immaginate voi la coda, è proprio attaccata così. È un segreto. Perché avete scelto questi personaggi e come ti chiami? Allora, io sono Monkey Isle, Ilenia, e ho scelto questo personaggio perché proviene da Genshin Impact ed è un'ossessione, quindi vedo solo lui e oggi perché sono Genshin lui. Perché Genshin Impact non va più di moda, lo possiamo dire, non si vedono più di cose. Ma ora va di moda a Baldur's Gate, dove siete? Astarion, fatevi vedere. Proprio ignoranti. Tu invece, ragazzi, se non l'avete riconosciuto, se vivi in una grotta, tu sei... Capitan America. Capitan America. Perché hai scelto questo personaggio? Bella domanda, perché... Lo sa manco Luzzi. No, è un personaggio in cui mi ci rispecchio molto. Ok. E quindi non potevo non farlo, cioè mi sento molto affine al suo carattere. Ok, ma raga, la cosa importante, quanto avete speso per sto cosplay? Quanto avete speso? Dimmi una cifra! Un regalo! Un regalo, il regalo! Se può di più o meno, secondo te, quanto costa sto regalo? Allora, sui 200. Sui 200, invece tu quanto hai speso? Non giudicatemi. Andiamo sui 3-0 secondo no, te? No. Ai 3-0 non ci arriviamo. No. 700 euro circa. 700, raga, tanta roba. Commentate qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Soprattutto la coda attaccata. Va, sì. No, no, sì. Ragazzi, diamo sempre l'abbraccio del gruppo. Qua raga, siamo buongiorno, sia buongiornissimo caffè all'autentica del Romix, sono Romix, che è lo stregatto. No, me ne vado. Ragazzi, dopo tanti anni di amicizia, cioè quasi 6 anni di amicizia tra me e Rudy, l'autorità è lo stregatto. È lo stregatto, è la coda dello stregatto. Come stai? Che personaggio è il tuo? Me lo chiede, dopo 6 anni mi chiede perché, che personaggio perché è. Perché lui che ci sta guardando, vive in una camera e non lo sa. È Willy Wonka, ragazzi. No, non è vero. Il cappellaio matto di Alice in Wonderland. Il cappellaio matto. Per lui dal 2013 a Romix. Quindi calcolate voi gli anni. Mi sto facendo vecchio, ma i capelli sempre arancioni. Quanto hai speso per tutto sto coso? Quanto c'è messo? Me l'hanno chiesto Alice come prima. Me l'hanno chiesto quelli del Comic Con. Non lo diciamo neanche a Romix. Non vi dico quanto ho speso per ci il siamo nuovo. Sui 3-0. Ci siamo sui 3-0. Sì, ci siamo sui 3-0. Sui 3-0. Non li superiamo i 3-0. Non li superiamo però i 3-0. Okay, quindi per votate detto. Qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Non fate gli stronzi, se no viene che gli fai se fai gli stronzi arresto, e li arresti no, con lo stregato. E la coda non vi dice dove ve la mette. Allora, uno. Raga, poco alla volta, Più piccante. No, no, aspetta. Vai. Poi. Aspetta. Sono pezzettini piccoli, ragazzi. Vai, apri la mano. Apri la mano. Vai. Donato. Quanti ce ne hai tu? Quanti ce ne hai tu? Allora a te, vai. A te che erano piccolissimi. E a te questo, perché Capitan America è forte. Ringraziamo il fatto che io ne ho due. Ce li hanno tutti quanti, ci hanno due pezzettini. Pronti ragazzi? Pronti? Ragazzi, voglio vedervi masticare, non ingoiatela. Voglio vedervi masticare.
A bocca aperta. A bocca aperta così. Pronti? La dovete degustare. Degustatevi il piccante. Degustatevi. 3, 2, 1. Degusta. Mangiate. Mangiate e masticate. 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 Vi voglio vedere soffrire. Masticate, lui, vediamo, vediamo, ce l'ha ancora sulla lingua, posso dirlo? Vediamo, vediamo, e obiettivamente ce l'ha ancora in bocca. Lei ce l'ha ancora un po' sulla lingua, vediamo, lui la sta accusando, ragazzi. Albin sta accusando il colpo. Vediamo? Albin lo sta accusando, ragazzi. No, quindi ora avete di nuovo a disposizione. Posso dire? Posso dire Dracaris. Potete dire quello che volete in questo momento. Adesso vi ridò l'acqua. Chi beve per primo ha perso. Quanto tempo abbiamo? Un po', finché non gliavate più, insomma. Finché non vi serve più. No, 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 vi devo dare l'acqua. Vi devo dare l'acqua. Dai, che ci facciamo una bella foto di gruppo, mi sa. Pronti, ragazzi? Allora, chi beve per primo ha vinto, raga. No, perso. Chi beve per primo ha perso, certo, ha perso. Chi beve per primo ha perso. Ci siete, raga? Come? Pizzica un po' la lingua, ma... Cioè, pizzica un po' la lingua. Però, niente di che. Niente di secondo che. Secondo me ha assaggiato il peggio. Io nello stomaco c'ho tipo il purgatorio, l'inferno e... Il purgatorio, tu invece come ti senti? Io c'ho l'inferno in bocca. C'è l'inferno? E io c'avevo la patatina in bocca. Lui c'ha le emorroidi. Le emorroidi. Tra poco avrà anche le emorroidi, tra poco. Allora, raga... Come vi sentite, raga? Chi è che vuole bere? Volete bere, raga? No, è tra un po' volentieri. Devo dire che non sto notando nessuno che sta lacrimando, obiettivamente. Però la volevo assaggiare. Raga, chi sta meglio, raga? Chi la sta accusando meglio? Perché a sto punto, se nessuno beve, se nessuno cosa, andiamo anche sull'estetica di chi l'accusa meglio, obiettivamente. Ora ti ho fregato il cappello, sì. Tu sei... Allora, raga... Se famosa a capi, tu sei chi sei tu? Monkey di Luffy, però. T'ho inculato il cappello, sì. Tu invece. Quello me l'ha dato Shanks. Me l'ha dato Shanks quel cappello. Mo becco io. Tu invece sei. Green Arrow, ormai mi conosci. Green Arrow, ragazzi, se ve lo ricordate nei video dell'anno scorso, scrivetelo nei commenti. Avevo i capelli più lunghi. Avevi capito? Se ti sei tagliato i capelli. Tu invece sei. Flash. Flash, tu sei. Batman. Batman, raga. Allora, iniziamo. Quanto hai speso per fare sto cosplay? Allora, questa katana l'ho comprata in fiera così random. Poi tipo fatte vedere che poi stanno là. Poi praticamente la camicia, ho preso una camicia semplice, ho speso tipo una trentina, 20-30 euro di materiali, che sono questa gomma prima qua, questa qui è la fascia, quindi sulla quarantina tutto quanto? Sì. 40, sui 40. Poi, la katana quanto ha pagata la katana? 45. E quindi andiamo sugli 80, cioè. Poi vabbè, prese infradito random, vabbè, così. Sono quelle del cinese. Sono quelle del cinese. E il cappello mo son culato io invece. Okay. Tu invece quanto hai speso per fare il cosplay? Troppo. Tipo, diciamo una la possiamo dire la cifra? Allora, la cifra precisa non c'è proprio perché calcolo ogni volta i sempre tre zeri, andiamo sui tre zeri? Beh, 1000-1002. Porca miseria. Tu invece quanto hai speso per il tuo cosplay? 50 euro. Raga, mi piacciono. Questi così al volo sono fantastici. Low cost. Low cost, sono i migliori, zii. Tu invece quanto hai speso per fare tutto il cosplay? Allora, in realtà questo non è il costume completo. In realtà, allora, questo mantello viene 32 euro. Okay. E questa gomma le ho fatto io. E queste guanti, diciamo 3 euro, questi guanti. Questa è la mia maglietta, maglia. 50 euro, diciamo. Questi stivali viene, diciamo, 12 euro. Questo è il mio pantalone nero normale. Dai. Questa è la mia cintura. Questo l'ho fatto io, cioè, sulla cinquantina possiamo dire. Possiamo dire queste 32 insieme, sì. Diciamo 40, dai. 40, fammi sboroni 50. Come vi chiamate? Com'è il vostro personaggio? Come si chiama il vostro personaggio? Jotaro. Jotaro, tu? Dio. Dio e aggiungiamo voi. Aggiungete voi qua sotto nei commenti come continua. Tu invece qual è il personaggio tuo? Kakyoin. Lui è Kakyoin. E tu invece? Bucciarati. Bucciarati, lui è di Cerignola, Bucciarati, viene da Cerignola. Quanto avete speso per i vostri cosplay?
200-250 euro circa. Tanta roba. Anch'io 300 forse. Nominando anche il suo nome parecchie volte. Sì. Tu invece? 100 euro. 100 ci siamo, ci piace. Anch'io sui 100 euro. Ci piace ragazzi. Quindi ma io so che di Giorgio ci sono delle... alcune persone ci hanno le mosse, giusto? Fate una mossa tutti insieme, fatevi vedere la mossa. Com'è la vostra mossa del vostro personaggio? Che le vuole? C'è problema. Raga, famo così. Mi rendo anch'io partecipe della... Bravo, bravo. Mettimelo sulla lingua. Vai! Porco! L'acqua? Vuoi l'acqua? Tanto tu non... Come cazzo vade? Oh! Guarda che non è che ti sentirai così meglio dopo l'acqua, vero? Ma infatti. Vabbè. Come cazzo? Let's go. Ti messo a sentire male, io mi sto a sentire male. Come cazzo fate, raga? Ancora non avete bevuto? Un vincitore. Però c'è da dire, Albin, c'è da dire che il set fotografico lo puoi anche dividere con un'altra persona. Quindi io opterei per fare una foto di coppia. E una ci fai Epicos? Epicos vi fa una foto. Se volete la potete anche fare in coppia. Se volete. Siamo due fandom diversi. Quindi ragazzi, ve la potete anche fare in coppia, se volete, perché voi loro se la sono bella aggiudicata, bella forte. Il premio della foto, il buono di Epicos per una foto da Epicos, ragazzi. I vincitori teoricamente è Albin, che però volendo se la può smezzare con Aurora, volendo, d'accordo? Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video con una nuova challenge. E se volete iscrivetevi al canale e votate tra voi votate qua sotto chi è che l'ha retta meglio questa sfida. Se vi piacciono altre sfide del genere, scrivetecelo, fatecelo sapere, così mi armo di patatine piccanti e la prossima volta facciamo mezza patatina a testa. Raga, so fighissimi. Noi invece se vede, ma aspetta, una domanda importante. Perché c'è sto segnale strada? Ecco perché dovevo girare, sono andato contro al muro perché mancava il segnale. Perché ti sei fregato il segnale strada? Perché devo far fuori lei. Ah, c'ha la scuola a guida all'EFA. Ah, ecco, quindi se fregate, se manca un segnale stradale, sapete che forse si è fregato lui, ragazzi. Noi se dove sta? Vieni qua. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, commentate qua sotto che voto gli date a loro da 1 a 10. Fate la vostra mossa. 1, 2, 3, Sciocari!